giornate di festa qui a Pietraligure. Il campo ha stabilito il vostro ritorno in eccellenza, una giornata importante, una festa dopo il triplice fischio. Ti abbiamo anche visto molto emozionato abbracciare tutti quanti i componenti della panchina del campo. È arrivato il sindaco, una bellissima festa, una bellissima immagine per una stagione memorabile. Io non mi emoziono mai, secondo me hai visto male, non sono d'accordo con te. Comunque è stata una giornata straordinaria, anzi è appena iniziata, perché stasera sicuramente continuerà la festa. È stato il coronamento di una stagione pazzesca, di una stagione che per me è durata 2 anni, perché non ci siamo mai fermati, perché tutto è iniziato probabilmente nel momento peggiore della mia esperienza a Pietraligure, in cui si faticava a pensare a cosa fare l'indomani, invece non ci siamo battuti, abbiamo continuato buttando giù la testa a lavorare pesante, ed è un termine che a me associato al calcio non piace. Ma diciamo che in quelle settimane lì la passione è venuta un po' meno, e quindi è diventato un lavoro. Abbiamo lavorato forte, abbiamo lavorato duro, abbiamo creduto in noi stessi, che è la cosa più importante. Abbiamo sentito un senso di responsabilità nei confronti delle persone che ci rappresentano, che era troppo importante non deluderle, non lasciarle abbandonate loro stessi a un destino che non era il nostro. Noi dovevamo questo al presidente, lo dovevamo al vicepresidente Gino Ricciardi e lo dovevamo anche a chi non c'è più, perché Luigino Fulvio è e rimarrà sempre con noi. Io non potrò mai dimenticare il mio primo anno qui dentro, dove sicuramente le critiche sono state fin troppo eccessive nei confronti della mia figura, perché ero visto come il ragazzino giovane che chissà cosa poteva fare all'interno di una società, dimenticandosi che comunque concludo la mia decima stagione all'interno da tesserato della Lega Nazionale Dilettanti, e Luigino, più di tutti gli altri, ha creduto nella mia figura, e alla prima possibilità, lo so per certo, anche se lui non me l'ha mai detto, che ha spinto fortemente per darmi probabilmente la carica dirigenziale a livello sportivo più alta che c'è all'interno della società, di una società di calcio. E per questo, ma non solo per questo, sarà sempre nel mio cuore, e non dimenticherò mai quello che lui ha fatto per il Pietra, per Pietra, per questa società, per i ragazzi di questa società, e anche per me. Sicuramente poi una stagione come questa è significato di tanta tanta programmazione, sin dal momento in cui c'è stata la retrocessione, c'è stato il ripartire in estate a costruire una rosa che comunque l'anno scorso anno aveva fatto bene a livello anche dei risultati. Si è visto poi, come abbiamo parlato prima, c'è stato anche comunque il discorso del format che vi ha un po' sfavoriti in questo senso, però c'era da dare forse quel fattore di mentalità e maturità in più, e direi che il risultato è stato importantissimo. Penso che la parola programmazione qui dentro sia la cosa più importante dal 2017, perché l'ingresso di Mario qui dentro, oltre a portare il miglior allenatore che abbiamo in Liguria all'interno del Pietraligure Calcio, ha portato il miglior dirigente che c'è in Liguria all'interno del Pietraligure Calcio, perché sa fare tutto. Diciamo che nel 2019 penso che il Pietraligure sia stato assolutamente fortunato nell'aggiungere a Mario la mia figura. Penso che siamo stati organizzati e c'è stata una programmazione forte fin da subito, anche quando magari i risultati non ci hanno dato ragione. Penso che tanta gente ha parlato di tre retrocessioni del Pietraligure, tutte cazzate. Il Pietraligure
nella stagione 19-20 ha attraversato un anno travagliato, non solo nel campo, e i risultati in quel momento lì stavano dicendo che il Pietro Ligure poteva retrocedere, ma mancavano 8 partite alla fine. Tornate indietro di 8 partite e ditemi se il Pietro Ligure quest'anno 8 partite fa aveva già vinto il campionato, non credo. Siamo ripartiti dopo il Covid, tutti sanno che questa società qua è organizzata in maniera abbastanza singolare, in una maniera giusta, è organizzata, e ha patito più di tutti la situazione Covid. Siamo ripartiti con un budget per fare l'eccellenza che è ridicolo. Ci sono squadre che spendono di più in prima categoria rispetto a quello che abbiamo speso noi quell'anno lì. Abbiamo fatto una squadra stellare perché forse la gente non se lo ricorda, ma noi l'ultima partita di campionato del 2021 l'abbiamo fatta qui al De Vincenzi contro la Genova Calcio, dando una bambola incredibile alla seconda squadra, cioè non alla seconda, a una delle squadre più organizzate del campionato, perché se ho detto che Mario è il primo, per me Beppe Maisano è il secondo allenatore più bravo della Liguria. È stato interrotto il campionato, quando è ripreso noi non avevamo niente da giocarci perché erano state tolte le retrocessioni da quel campionato lì, quindi abbiamo ridotto i costi e ci è stato detto che siamo retrocessi una seconda volta. Posso dire che non è vero. Abbiamo iniziato la terza stagione, quella dello scorso anno, in cui penso che abbiamo fatto delle partite meravigliose. Abbiamo dato vita a un gruppo di ragazzi giovanissimi, sicuramente commettendo qualche errore. Ma diciamo che la pena è stata sproporzionata rispetto ai nostri errori e ci siamo ritrovati declassati perché noi non siamo retrocessi, lo dirò per sempre. E la gente si è divertita. E la gente si è divertita. Quest'anno abbiamo fatto vedere cosa vuol dire programmazione. Abbiamo fatto vedere cosa vuol dire credere in se stessi e nelle persone con cui si hanno a che fare. Abbiamo dato lezioni di calcio a tutti. Abbiamo dato lezioni di dirigenza a tutti, abbiamo dato lezioni di sportività a tutti, perché anche nei momenti difficili non abbiamo detto una parola, siamo stati stuzzicati costantemente, non abbiamo reagito, siamo stati zitti, muti, siamo arrivati a oggi, abbiamo vinto il campionato di promozione più competitivo degli ultimi 20 anni, perché questo si diceva, io non me lo posso ricordare perché ne ho 30, quindi mi affido a quello che dicevano quelli più esperti di me. Abbiamo piallato tutti perché abbiamo vinto con tutti e penso che la soddisfazione più grande sia questa, non aver vinto in maniera casuale, non aver vinto in maniera fortuita, ma aver vinto senza se e senza ma. Direttore, si può dire che il segreto del Pietro Ligure è la società. Gente come te, come Mario, come presidente, hanno dato tanto a questa società, l'hanno costruita, e poi parlavi te di progettualità, quella che non si vede, diciamo, in qualche società qua vicino. Ma io non sono abituato a guardare in casa degli altri e non mi interessa neanche, sinceramente. Penso che la società Pietra Ligure sia un modello da seguire, non per la mia figura. Io sono uno che dà tutto quello che può dare, ma non credo di essere sceso da Marte. Penso che la differenza la facciano le persone a capo di questa società, perché sono persone con una passione smisurata, sono persone che si fidano di chi scelgono, perché chi ci conosce un po' meglio sa che hanno scelto delle persone che non è che stanno tanto a compromessi, non è che scendono tanto a compromessi, mi ripeto, siamo gente di cui o ti fidi o ne scegli altri. Loro hanno questa grande dote, sanno cosa vuol dire fare la proprietà, sanno cosa vuol dire fidarsi degli altri, sanno cosa vuol dire non avere pregiudizi nei confronti degli altri e i risultati si vedono. E i risultati si vedono perché non è la vittoria di oggi a portare prestigio al Pietra Ligure. La vittoria di oggi fa aprire gli occhi a chi purtroppo
capisce poco e niente. La vittoria di oggi è più un premio per noi, per quello che abbiamo patito e sofferto negli ultimi anni, ma il Pietraligure è questo da tanti anni, e posso assicurarvi che indipendentemente da quello che sarà il futuro, perché il futuro non lo conosce nessuno, sono certo che fino a che al timone di questa società ci saranno Fagiano e Ricciardi, queste cose qua non cambieranno. Direttore, sappiamo che partirai pancia a terra a lavorare, partirete non tardi sicuramente. Oggi abbiamo visto brillare, oggi è un campionato, vediamo brillare una stella, capelli ricci, numero 7 sulla maglia, ricorda un altro protagonista del calcio ligure anche senza farne il nome, non avete un po' paura che vi venga portato via per altri palcoscenici, più alti ovviamente, e poi il resto? Io non ho paura di niente partendo da questo presupposto, anzi, un po' dei cani, da bambino avevo paura dei cani, adesso mi è passata anche quella. Dobbiamo parlare di Jimmy, veramente. Cosa si può dire di Jimmy? Cioè, Jimmy è arrivato a Pietraligure e mi permetto di prendermi anche qualche merito, ma non perché sono bravo, ma perché lo conoscevo meglio degli altri, al di fuori del calcio. È arrivato a Pietraligure ed era, mi era stato descritto come un ragazzo che io non conoscevo. Poi non c'era questa grandissima confidenza fra noi due, anche perché ci separano 8 anni. Ma io non avevo mai visto questo terremoto in giro per la strada, e lo descrivevano tutti come uno scalmanato, ingestibile. Io la prima volta che ho proposto Jimmy al Pietraligure era il 2020, ed era novembre del 2020. Purtroppo Jimmy non è potuto venire a Pietraligure perché aveva già indossato no, nel 2019, mi correggono, 2019, Jimmy aveva già indossato due maglie quell'anno là, quindi non è potuto venire a Pietra, non conosco neanche i regolamenti, sono famosissimo per non conoscere le regole, sto scherzando naturalmente, lo conosco meglio di tutti. E quindi cosa devo dire? Io con Jimmy sono di parte, per me uso una chiacchiera da bar, faccio il tifoso, per me è il più forte di tutti, ma tutti guardano il Jimmy giocatore, tutti guardano quello che fa in campo, tutti vedono con che magie ci delizia la domenica. Sarei curioso di rivedere quelle persone che lo descrivevano come un terremoto. Non posso dirvelo in diretta per fare che cosa, ma per dimostrargli che hanno detto una marea di cazzate.